E bene a tutti ragazzi e ben ritornati nel nuovo episodio qui con il vostro Mattilia Serie. Quest'oggi su Pikmin 4. I Pikmin blu, a una prima occhiata, i Pikmin blu sembrano avere delle branchie a forma di bocca ed essere in grado di muoversi sott'acqua, servendomi della loro impermeabilità e dell'abilità natatoria. Posso trasportare oggetti trovati in fondo alle specchie d'acqua. Let's go, si inizia. Anche perché ci sono un sacco di come una cella. Comunque, let's go, benvenuti in questo nuovo episodio qui con il vostro Mattilia Serie su Pikmin 4. Sì, è la stessa intro che ho fatto prima, però è diversa, perché? Perché quest'oggi vi faccio vedere un pochettino un nuovo mondo, quello dei Pikmin blu e delle cipolle. Se vi siete andati a perdere però l'episodio precedente, vi ricordo di subito di andarlo a vedere perché è importantissimo. Ok, subito andiamo a trovare altri Pikmin che ci servono tantissimo. Ci servono un sacco, Questi Pikmin non escono. Ah, secondo il diario di bordo sulla superficie possono esserci soltanto 3 tipi di Pikmin allo stesso tempo. What? Avevano sviluppato numerosi tratti evolutivi per evitare l'estinzione totale della specie. No, interessante. Quindi questi allora li portiamo via, tanto non servono più. E aumentiamo esponenzialmente questi Pikmin blu. Le dobbiamo far aumentare davvero tanto tanto. Ok, li portiamo avanti. Ok, via. Via, 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 via. Dobbiamo subito arrivare a 5 Pikmin col fiore e andare a prendere quello da 10. Così subito possiamo aumentare velocemente i nostri Pikmin. Ok. Maia. Oh, finalmente possiamo cogliere. Li cogliamo velocemente. 3, 2, 1. Ok, li abbiamo colti. Ok, perfetto. E adesso, fatti ciò, dobbiamo soltanto andare a quello di 5. Quindi, subito, mandiamo col cono d'attacco questi. E vediamo un pochettino quanto tempo ci mettono. Ok, tanto se sono maggiori di quelli che servono, comunque subito dovrebbero... Ok, ritornare da me, non ritornano da me. Questa è una cosa abbastanza brutta. Cosa che dobbiamo rivedere un pochettino con gli altri Pikmin in generale. Ma per il resto mi sa che per oggi è tutto. Sì, ok. Per questa giornata, che è la giornata che è iniziato ieri, dovrebbe essere praticamente tutto. Io già vado a raccogliere gli altri Pikmin blu che abbiamo prodotto già. E per il resto mi sa che possiamo concludere definitivamente la giornata. Quindi io direi subito di schiacciare meno e concludere la giornata. Concludere la giornata, non ho detto continuare l'esplorazione. Mamma mia, bellissimo. Quest'altro è molto molto bella. Per il resto non siamo qui a soffermarci sull'outro, intro e fare tantissime altre cose. L'importante è trovare le cipolle adesso in poi. Però prima di tutto dobbiamo esplorare altre zone di questo giardino soleggiato. Non so se Ocin abbia aumentato la sua motivazione. Se l'ha aumentato di 3, subito prendiamo un potenziamento OP di 3, che non mi ricordo se è morso o potenza che volevo prendere, ma forse neanche quelli sono. Vabbè, in pratica facciamo un breve taglio. No, forse no. Forse no. Perché adesso facciamo il recap della giornata. Sì, il rapporto del giorno 6. Dove non abbiamo fatto niente, però abbiamo preso ben 68 Luminum, che non è male. Non è davvero male. Il progresso è aumentato del 57%. Quindi davvero, davvero, raga, GG. Perché combattiamo? E perché dobbiamo competere l'uno contro l'altro? Cosa ti turba, capitana? Niente, stavo soltanto pensando a una cosa che mi è venuta in mente osservando la battaglia d'Andori. E che trovo triste il fatto che ci troviamo a vivere condividendo lo stesso universo, ma siamo nemici, dovremmo essere amici. Capisco quello che vuoi dire, ma in tal caso non dovremmo essere amici con tutte le creature dell'universo. Creature? No, 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 quella è una cosa completamente diversa. Vabbè, è normale, ci mancherebbe altro. Quindi andiamo soltanto... Ah, oh, il buongiorno del giorno 7. Vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare. Io direi subito che prima di iniziare la giornata potremmo... che è successo a quel naufrago? Vabbè, ah no, pensavo che fosse un fiore. Ho detto, what is going? Prima di fare qualsiasi cosa dovremmo fare... Ok, belle le invenzioni. Prendere i Pikmin. Oh, ok, questi qua. Che dobbiamo moltiplicare fino all'infinito. Quindi direi che si può fare anche volendo un breve taglio per concludere velocemente tutto ciò. Non c'è... Non è andato a finire il nostro Ocin. Ah, volevo saltare su Ocin. Non ti trovo più, Ocin. Mamma mia, mi hai fatto preoccupare, Ocin. Mi hai fatto davvero preoccupare. Ok, perfetto. Dovremmo avere tutto in pratica. Chi è quest'altro? Questo è quello che abbiamo conosciuto ieri. Ok, sì.
Vediamo un po'. Fai sbocciare tanti fiori di Pikmin. Devo fare adesso tutti i fiori di Pikmin. Mo. Sono un botto però, Sono leggermente un botto. Vabbè. Quindi andiamo a cogliere tutti quanti i Pikmin. E intanto voi vedete già un taglio con il laboratorio. Laboratorio, adoro il fatto che la scienza e la tecnologia rendono tutto possibile. Al laboratorio. Interessante, interessante. Ha detto che ci sono nuove invenzioni anti-shock. Ok, non serve a niente. Parafuoco invece può servire, perché penso che oggi andremo in una zona abbastanza pericolosa. Abbastanza pericolosa. Intanto la bomba congelante la prendiamo un'altra. E basta. Possiamo prendere soltanto questo. Ok, perfetto. Per il resto Ocin non deve essere addestrato per niente al mondo. E possiamo aumentare nella nostra esplorazione. Esploriamo subito. Andiamo sempre al giardino soleggiato, che è al 57%, ma oggi la completiamo circa al 70% forse. Secondo i miei piani, oggi, se stiamo registrando già da ben quasi 7 minuti, per voi saranno all'incirca 5, secondo me oggi riusciamo a fare circa il 70%, solo con una cava e prendere altri nuovi tesori. I bulbi intanto sono 4 su 4, quindi abbiamo preso tutti i bulbi dell'aria, il che è molto importante, perché adesso con i Pikmin blu possiamo aumentare comunque le nostre cose da fare e le nostre cose da prelevare anche, perché ricordiamoci, siamo vicini ad un lago adesso, quindi molto 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 buono. Gli altri Pikmin che ci potrebbero servire li prendiamo se noi facciamo Pikmin... non lo so. Prendiamo tutti i Pikmin blu per il momento. Quindi prendiamo tutti i Pikmin blu. E prendiamo forse anche i Pikmin gialli. Dai, voglio andare di giallo. Tanto i Pikmin rossi ce li abbiamo assai. E visto che li abbiamo appena sbloccati gli altri, l'unica cosa che direi è subito andare qua. Ok. È vero. Allora facciamo in questa maniera. Visto che io sono un essere umano e posso andare ancora nell'acqua, andiamo nell'acqua e basta. Solo questo facciamo. Vai, vai subito, subito, subito. Subito da lui, subito da lui. Dai, dai, attacca, 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 attacca. È morto? Let's go. Let's go. Ok, perfetto, GG. No, volevo... Ok, che qualcuno prendesse questo. Se qualcuno l'ha preso, GG. Davvero tanto. Ok, perfetto. Aiutatevi l'un l'altro per opere abbastanza eccellenti. Dai, dai, dai. Dai, 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 dove siete? Ok. Perfetto, qualcuno che lo prenda, meglio. Adesso, altre cose da fare sarebbe quella di andare a combattere l'ultima che rimane. Ok, via, via, veloce. Ok, let's go. Ok, perfetto. Adesso possiamo saltare direttamente su Ocin e iniziare effettivamente questa giornata. Sembra se qua non ci sia nulla. E in effettiva non c'è proprio nulla. Ok, meglio così, meglio così. Meglio così davvero. Ok. Adesso ci sono. No, non intendevo questo Pikmin gialli. Ok, grazie. Adesso ci sono un sacco di Pikmin blu che possiamo prendere. Davvero, davvero troppi. Ma prima di tutto dovremmo andare a questa cava. Per andare qui l'unica cosa che potremmo fare è o utilizzare il ponte oppure andare dall'altra parte forse. O forse no, qua ci vuole un luminum importante che non possiamo andare al momento perché ci vuole quello a lato. Non so, non so. Oppure prendere questo luminum qua, che volendo si può prendere. Ah, ma sta laggando il computer. Si vede che è in sovraccarico. Vabbè, il mio computer ha un po' di anni, Ha un po' di annetti. E ragazzi, sistemato un pochettino tutto quanto quello che dava fastidio comunque alla registrazione, perché il mio computer alcune volte va a così. Direi subito di andare a questa caverna. No, abbiamo visto che stava una caverna. Dov'è che ci spingeva il gioco di andare? Vediamo un pochettino. Stavamo dicendo bene, sì, è l'unica caverna là. Perché sì, non c'è altro. Non c'è letteralmente altro. Qua c'è un'altra prova contro il male, però al momento non si può fare. Quindi sì, l'unica cosa è andare da questa parte e arrivare qui, che è l'unica cava che ancora non abbiamo esplorato, perché questa non si può raggiungere ancora. Ok, meno male che ce lo dice il gioco. Altrimenti si potrebbe utilizzare Ocin per dire direttamente dove andare effettivamente, giusto? O sbaglio? No, non bulbi, non materiale, ma naufraghi. Ecco qua. Vai. Vai Ocin, vai. Vai Ocin. Ocin, segui l'odore, vai. Vai Ocin, vai.
Posso... Ah, oh, che bello, posso guardare in tutto schermo pure il mio PC. GG davvero tanto, GG davvero tanto. Oh, ok, siamo arrivati fino a qua. Ora Ocean dovrebbe soltanto saltare, quindi... Ah no, dobbiamo comandare direttamente a Ocean. Eh sì, sì. Dobbiamo direttamente comandare a Ocean di ovviamente andare contro questo muro. Quindi 3, 2, 1, boom. Mo. Mi sa che siamo stati un po' troppo aggressivi, vero? Già. Già. Abbastanza. Boom. Le testate che poi danno sono assolutamente belle. Al momento non ci interessa di fare nient'altro. L'unica cosa è, oltre a prendere il cannocchiale, volendo si può prendere, sì, si dovrebbe andare in una cava che si trova qui da queste zone. Ah, ok, ci vogliono però 39 di materiale. Interessante. Quindi là stanno altri materiali, perfetto. Diciamo che possiamo fare tutto, possiamo fare tutto. Dove si trova la nostra base? La base si trova di là. Ok, quindi possiamo venire da questa parte. Perfetto, meglio così. Vediamo un po' se prima possiamo direzionare. Dai. Perché non possiamo direzionare? Cos'è questo... questo razzismo? Allora, facciamo così, in questa maniera. Mandiamo qua un corno d'attacco, che ci preleva tutte quante le cose che possiamo fare. Poi abbiamo altri qua per fare questo orologio, che non so letteralmente come fare, però una soluzione si trova. Se noi facciamo in questa maniera, vai Occi, vai, mo, let's go, let's go. Quindi facciamo in questa maniera e mandiamo dei piccoli gialli così a caso all'attacco. Poi, anzi, no. Facciamo dare a Occin l'opportunità di fare qualcosa. Infatti Occin verrà mandato direttamente qui, visto che è una potenza di 10. E invece gli altri Pikmin potranno direttamente portarci avanti con il progetto. Quindi cono d'attacco. E letteralmente abbiamo fatto quasi tutto. Ok, noi intanto li possiamo attaccare, volendo. Dai, attacca, attacca, attacca. Attacca, attacca. Viece, viece. Vai, 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 vai. Tanto muori. Cioè, no, non per dire. Questo è intrattenimento puro, raga. Questo presumo che sia intrattenimento puro. Cioè, se questo non è intrattenimento puro, non so che cosa sia effettivamente intrattenimento puro. Comunque, sì, dovremmo avere tutti i piccoli necessari. Adesso ritorniamo un pochettino in base. Che non so letteralmente dove sia la nostra base. Spero che si possa mettere una base qua vicino. Così possiamo portare più velocemente. Ma mi sa che ce l'abbiamo già qua vicino. Ah, perfetto, perfetto, meglio così. Ok, ce l'abbiamo qua. Dimmi che sta vicino qua. Ok, let's go. Perfetto, perfetto. Quindi ho portato anche questo per Illuminum. Adesso saltiamo su Ocean. Prendiamo gli altri Pikmin. Aumentiamo il numero di Pikmin, perché sì, lo dobbiamo aumentare un bel po'. E li portiamo direttamente sia qua che qua. Ok, li mandiamo qua e via. E basta. Ma li possiamo mandare pure qua volendo. 3, 2, 1 e boom. Ok, perfetto. Così aumentiamo anche gli altri numeri di Pikmin e non è male come idea. Non è letteralmente male come idea. Ok, 3, 2, 1, ce l'abbiamo fatta, let's go. E adesso mi sa che dobbiamo andare a raccogliere soltanto gli altri Pikmin. Ancora? Basta. Dovremmo aver finito già. Non è finito? Mi sa che sia finito. Almeno a quanto ricordi era poco da fare, eh. Tutto sommato. Vabbè, dai, facciamo. No, no, non lo fare più. Non lo fare più. Allora, vediamo un pochettino. Quello è così, quello è così. Noi dobbiamo salire direttamente di qui. La lastra di metallo è sollevata. Interessante. Non si vede bene l'altra parte. Vabbè, fa niente. Non ci serve al momento. Non ci interessa proprio. Va bene. Quindi per il resto bisogna andare continuamente di qua. Fare in questa maniera e boom, si arriva da questa parte. Volendo potremmo utilizzare gli altri Pikmin per... Cos'è questo? Aspetta. Ah, ecco. Ecco dove dovevamo andare. Vai, Occi, scava. Occi, scava. Ti aiutano altri i Pikmin. Ok. Oh, finalmente. Ti aiutano anche gli altri Pikmin. L'unica cosa è che non possiamo saltare fino a qua, giusto? Sì. A meno che non facciamo in questa maniera, ovvero... Vai, vai, vai Pikmin, vai. Vai Pikmin, vai. Ok, mo facciamo molto più velocemente. O sbaglio. Saltiamo su Ocean. Andiamo direttamente a nostra casa. A nostra casa. Ho letteralmente detto a nostra casa. Non ho capito perché è comparso un Pikmin giallo. Ora lo togliamo il Pikmin giallo, ovviamente.
Mi sembra assolutamente giusto toglierlo perché non c'entra assolutamente nulla. Ok, grazie. Grazie dell'aiuto e del sostegno che avete dato anche quest'oggi. E adesso andiamo direttamente a prendere tutti quanti i piquin gialli, che si trovano dove? Spero che si trovano nelle vicinanze, perché non voglio impazzire. Sì, perché di là non stanno venendo, quindi adesso verranno sicuramente di qua. E non vedendoli ancora di qua, l'unico pensiero mio è che ovviamente siano ancora dall'altra parte. Alcune volte lagga, non ho capito perché, ma lagga alcune volte. Già, già. Dovrebbe laggare, assolutamente no. Ok, intanto il ponte l'abbiamo fatto, abbiamo preso letteralmente tutto. I nemici sinceramente non me ne importa, davvero poco importa dei nemici. Però vabbè, visto che siamo a questo punto, fare per fare, mandiamo un po' d'attacco qua. Dai, andate. Uno, due, anche là. Ma andate, andate, andate. Là, l'altro, perfetto. Quindi saltiamo su Occin. Salta su Occin. Saltiamo su Occin, ho detto, grazie. Facciamo in questa maniera. Portiamo il binocolo in base. Guadagniamo un sacco di luminum. E dopo aver guadagnato un sacco di luminum, possiamo già iniziare a fare qualcosa di buono. Ce l'avevo 18, quindi 18. Se la matematica non mente. Ok, possiamo già aiutare. A sto punto mandiamo pure gli altri luminum. Gli altri Pikmin là. No, sono già 16, sono già abbastanza. Perfetto. Quindi appena vediamo il luminum salire, che sarebbe l'ultima cosa che dovremmo vedere circa, all'incirca, dovrebbe essere l'ultima cosa, noi ci... Ok, ci guardiamo un pochettino gli altri. Perfetto, ci sono un bel po' di cose da fare ancora, non abbiamo ancora finito. Menu nel tablet, abbiamo la lista obiettivi che abbiamo più incarichi. Quindi recupera 50 tessori, ce l'abbiamo già 20. E far sbocciare tanti Pikmin fiore. Ok, aspettiamo un attimo che arrivino in base. Peccato che non funziona nel tempo quando apri il menu, però quali sono altri dettagli. E dovrebbero essere arrivate a destinazione, giusto? 3, 2, 1, ce l'abbiamo fatta. E adesso 2000 Numinum, GG, davvero GG. Officina ardente. Con la mia tuta spaziale sentivo più caldo del solito e quando ho guardato in basso mi sono accorto che il sole andava al fuoco. Ero in panico, ma un Pikmin rosso stava lì a guardarmi, incurante del fuoco che lo avvolgeva. Non è abile solo ad attaccare, quindi. Molto, molto interessante. Ci servono anche i Pikmin... Ci serviranno. Ci serviranno. Però non oggi. Non in questo momento. Ok. Se sono consigliati ovviamente Pikmin rossi e Pikmin gialli, ci sarà pure un motivo. E infatti adesso andremo a scoprire perché. Officina ardente. Si poteva già accedere a questa officina da un bel po' di tempo, tanto che è stata una delle prime missioni che ha fatto uno youtuber. E sì, io non sto andando come fanno gli youtuber. Io alcune volte guardo degli episodi, ma sono letteralmente molto vecchi. Infatti se sto registrando questo episodio ed è il martedì la settimana scorsa, molti episodi che hanno fatto gli youtuber sinceramente non li ho visti neanche. Quindi è un po' improbabile che voi mi diciate: ah, ma stai copiando quello youtuber. Non credo. Forse è il contrario, uno youtuber copia da me. Semmai uno youtuber copia da me. Però è un po' difficile. Oh, GG. Let's go, è quello che volevo io. Ok, mo letteralmente quanti li abbiamo fatti? Cioè, giusto per dire, giusto per dire. Incarichi, quant'è che li abbiamo fatti? 20. 20 ogni volta. Cioè, letteralmente assai. Non ho mai visto sta cosa. Letteralmente non sapevo di che cosa si trattasse. E invece, boom. Bastava fare direttamente così. Tanto non si fa male nessuno. Sì, non ti preoccupare. Non ti preoccupare pure tu. Vai qua. Anzi, semmai facciamo così. Facciamo cono d'attacco là, cono d'attacco là. E andiamo su Occin di nuovo. Così non abbiamo neanche problemi. Qua si può saltare. Dai, che non si può saltare manco qui. Che paranoia. Va bene, adesso possiamo trasformare anche altri Pikmin in qualcos'altro di buono. Ok. E trasformiamo anche quest'altri. Qualcosa di buono. Cogliamo altri Pikmin. Altri Pikmin gialli oltretutto. Quindi 3, 2, 1, via. Ok. Abbiamo ottenuto altri Pikmin gialli. Non ho capito perché, però li abbiamo ottenuti. Poco importa. E adesso con questi Pikmin gialli possiamo mandare Nanocci. Nanocci. Nanocci con calma. Con calma Nanocci. Possiamo mandare loro. Tanto sono nuovi. Oh, che grande. Adesso quindi i Pikmin gialli potranno fare questo. Ok, ed è già buona come cosa. 3, 2, 1 e via.
perché i pippin gialli sono molto veloci, sono relativamente veloci. E dopo aver fatto ciò, l'unica cosa che potremmo fare al momento sarebbe boom, attacco da dietro. Dai, attacca. Ok, GG. Ora, tutti i Pikmin di questa specie, quindi Pikmin gialli, possiamo mandarli qua, qua, via. Ok. Saltiamo su Occin, perché Occin è Occin. Possiamo chiamarli quasi con fischietto, tanto si può fare fino a prova contraria. E l'unica cosa da fare, anzi ultima cosa da fare, sarebbe attaccare questo e poi dire ai Pikmin, mo, potentissimi Pikmin, dire a un Pikmin di portare quello e abbiamo praticamente finito questa zona. O sbaglio? O sbaglio? Credo di non sbagliare. Ehi, con calma. 3, 2, 1, boom. Ucciso. Dopo aver fatto ciò, l'unica cosa da fare al momento è non ho Pikmin a sufficienza. Vabbè, fa niente. Mandiamo Occin. Quindi mandiamolo qua. L'unica cosa che può fare, vabbè, un Pikmin sarebbe questa qua. Saltiamo qua su Occin. Cioè, praticamente non sto facendo capire nulla a nessuno. Però la cosa importante è questa. Cioè, letteralmente sto facendo tutto. Ed è un botto buono. Perché adesso abbiamo i Pikmin gialli che stanno facendo questo pure. Quindi chiamiamo tutti i Pikmin gialli da noi e li facciamo fare pure questo. 3, 2, 1 e boom, scada boom. E dopo aver fatto ciò, noi basta che prendiamo l'oggetto e abbiamo fatto letteralmente tutto. Ora, i Pikmin rossi si occuperanno di questo e di questo. E dopo aver fatto ciò, noi basta che saltiamo su Occin e il gioco è fatto. Perché abbiamo fatto tutto in pratica. Dobbiamo soltanto andare là e fare boom, boom, direttamente e via. Ok, diamo tutto ai Pikmin rossi. Pikmin rossi di qua, Pikmin rossi di qua. Questo è aperto e va nei sotterranei più profondi. Quindi l'unica cosa da fare al momento sarebbe quella di chiamare altri Pikmin ghiaccio. Ghiaccio, scusate, gialli. Volevo dire gialli. Ok, ma visto che non possiamo fare niente al momento, l'unica cosa che potremmo fare è dire a Occin di aiutare un pochettino. Dopo aver fatto ciò, l'unica cosa da fare per il completamento della, di tutta quanta, in pratica, la missione, la cava, la grotta, come la volete chiamare voi, sarebbe quella di andare nei sotterranei. Quindi aspettiamo altri Lumium che ci arrivano direttamente sopra in pressione, cioè in pratica vicino alla mia videocamera. Per arrivare poi a 4000. Effettivamente voi non vedete moltissimo la videocamera, però quali sono altri dettagli. E 3, 2, 1 dovrebbero essere arrivati a destinazione. Continuiamo. Ok. Cioè così risparmiamo anche del tempo. Officina ardente, livello meno 2, progresso 50%. Cioè ragazzi, stiamo facendo tutto. Cioè ragazzi, stiamo facendo tutto. La prima clip è durata 10 minuti, quindi in pratica alla fine della cava devo già staccare. Mo, bellissimo. Perfetto, perfetto. Purtroppo ho dovuto fare due clip perché così voleva il gioco. O meglio, così voleva il computer, perché il computer se ne stava andando a male. Ok, sì, lo so che sta un naufrago. Allora, facciamo così. Facciamo che qualcuno sicuramente ha bisogno d'aiuto. Quindi li trasformiamo tutti quanti in fiore, tutti quelli che hanno bisogno di fiore. E... fatto? Fatto tutti? Let's go. No, non ci sono alcuni. Non hanno fatto alcuni. Perché non hanno fatto alcuni? Mannaccia. Va bene. Quindi adesso l'unica cosa che dobbiamo fare al momento sarebbe togliere questo ostacolo. Quindi far proseguire i Pikmin rossi. Ok, andare avanti. Sempre Pikmin rossi. Andare avanti. Vai, solo Pikmin rossi. Ma il corno d'attacco comunque è potentissimo. Non per dire, è molto potente. No, adesso dovremmo combattere un nemico. 3, 2, 1. Non è un nemico? Non è un nemico? Ah, non è un nemico, perfetto. Ah, no, è un fico d'India. Ah, buono. Perché così i fiori sono qua? Allora, ci sarebbe in pratica da dire anche un'altra cosa. Ci sono alcuni picchi in fiore. Perché ci sono alcuni picchi in fiore? Più tempo si sta all'interno del nel terreno un Pikmin, più ha delle potenzialità di fare molte robe. Per molte robe intendo ovviamente trasformarsi in fiore direttamente. Perché una persona non dovrebbe raccogliere dei Pikmin? Perché o è sfaticato o non c'è niente da fare nella vita e quindi vuole perdere tempo a fare niente. O non lo so. Letteralmente non lo so. Non so dare risposta ancora a questa domanda. Ehi, con calma. Ehi, con calma. Non puoi attaccare nessuno di me. Ok. Allora, uno. Iniziamo a toglierci questo.
Ok, dopo esserci tolto questo fastidio, diamo anche il compito di fare questo. E dopo ciò diamo anche il compito di fare questo. Dopo ciò possiamo utilizzare tutti i Pikmin rossi che abbiamo a disposizione per la battaglia, oltretutto, perché sono molto abili in battaglia, nel andare a spegnere tutto il fuoco. Prima spegniamo il fuoco, meglio è. Ora, abbiamo anche altri nemici, quindi facciamo molta attenzione agli altri nemici. Quindi facciamo in questa maniera. Noi abbiamo una termodifesa abbastanza buona, però diciamo male non fa prendere altre cose. Là è 3, perfetto, ma tanto dobbiamo passarci lo stesso. Saltiamo su Ocin, facciamo che uno da distrae questo. No, no, devi distrarre, devi distrarre. Tieni, aiuto, basta, basta, ok, grazie. Facciamo che un Pikmin giallo vada qui, tutta la squadra di Ocin vada qui direttamente e trasportiamo direttamente tutto. E dopo aver fatto ciò, l'unica cosa da fare sarebbe quella di utilizzare il cono d'attacco sul Pikmin, mandarli qua 1-1, mandarli là 1-1 e mandare anche qua 1-1. Ok, per adesso non c'è da fare altro. Ora dobbiamo utilizzare di nuovo il cono d'attacco, anche se diciamo Ocin è un buon metodo per spostarsi. Là c'è un nemico, quindi l'affrontiamo più tardi. Un'altra cosa che dobbiamo fare è prendere il naufrago. Come facciamo a prendere il naufrago? Ovviamente soltanto con dei Pikmin. No, non puoi farmi così. Oh no, i Pikmin, hai voglia? Altro che Pikmin. No, li dobbiamo cogliere, che paranoia. Ah, la sa ancora a fare un'altra cosa. No, allora ci conviene utilizzare gli altri Pikmin, fare anche da questa parte. No, non dimmi che un Pikmin rosso è andato lì. No, non è andato niente, perfetto, meglio così. Quindi fare in questa maniera, togliere queste cose ancorate, che non so che cosa siano, però sono qualcosa sicuramente. Ok, sono qualcosa di rovente soprattutto. Prendere questo tarlo che nasce adesso. Ok. No, attacca. Ok, qualcuno prende il suo cadavere, semmai un Pikmin rosso, perché altri Pikmin, ovvero quelli gialli, si devono occupare di lui, del naufrago. Ok, diamo un altro Pikmin giallo per qui, andiamo in base di nuovo, e dopo essere andati in base l'unica cosa che ci rimane da fare è ripigliare tutti quanti 59 Pikmin. Mo, abbiamo perso poi uno oltretutto, quindi dovevano essere 60, invece sono 59. E boom, mamma mia, siamo già 55 più 4, 59, ed è un naufrago. Da chi viene? Da dove viene? Vediamo un po'. Dai, dimmi qualcosa di buono. Che abbiamo qui? Pianeta Ori, soccorritore che eccelle nelle missioni da solo. Non si mobilita volentieri, ma in caso di necessità mostra tutte le abilità fisiche. Interessante, un soccorritore. Lo sapevo che ce l'avrebbe fatta. Dingo è un soccorritore molto abile. Se ben utilizzi... Sì, let's go. Quindi è il nostro. Sì, è il nostro. È il Ranger. Non so che cosa sia, però buono. Buono, ci serviva davvero un ranger. Era molto utile il ranger. Abbiamo tutti i fiori e tutti i fiori. Mamma mia, che carini tutti sti Pikmin. Tutti carini, coccolosi. L'unica cosa da fare adesso è utilizzare il corno d'attacco. Già. Via. Dai, tutti i Pikmin. Oh, let's go. Let's go. Dai. È sbloccata una nuova... Mo, ti devo dire, se me lo dici adesso, ti devo dire, potevi pensarci prima. No, blocchiamo subito la nostra base. Ce l'ha. Cioè, mi ha fatto perdere 9 Pikmin. Pensavo di farcene in tempo, invece sono molto lenti a quanto pare. Vabbè, buono. Ce l'abbiamo fatto, abbiamo fatto pure questa cosa qua. Anche se abbiamo avuto una grande perdita quest'oggi, soprattutto i Pikmin gialli. Comunque i Pikmin gialli sappiamo che si possono riprodurre adesso perché abbiamo preso la cipolla. Quindi poco importa. Quanto vedrà il video lungo di mezz'ora, perfetto. È classico video di mezz'ora che verrà lungo. Ma per il resto dovremmo aver fatto tutto quanto al 100%. Non dovremmo avere nient'altro da fare. Giusto? Dovrebbe essere giusto. L'unica cosa che voglio controllare è una parte dove potrebbero esserci degli inghippi. Ecco qua. Ok, no, è soltanto un ponte, perfetto.
almeno l'esistenza di questo ponte forse un giorno ci potrebbe salvare la vita o comunque ci potrebbe aiutare. Ma per il resto poco importa, noi dobbiamo andare avanti. O meglio, dovremmo finire l'episodio di oggi. Per questo ragazzi vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e noi direttamente ci vediamo nel prossimo episodio. Dove grazie alla motivazione salita di Orchin e i 500 Luminum e l'esplorazione completata possiamo dire con certezza che abbiamo perso sì 10 pikmin in totale, le abbiamo però ottenuti 20 di nuovi, quindi abbiamo comunque un tasso di aumento del 200% rispetto a quelli che abbiamo perso. E detto questo ragazzi, spero che abbiate apprezzato, spero di vedervi nel prossimo episodio, ciao a tutti.